I media americani non hanno cessato di riferire di Hamas e del suo attacco a sorpresa contro le città israeliane attorno a Gaza. Molti telespettatori si chiedono, perché i palestinesi non protestano in modo non violento invece di compiere attacchi violenti in Israele? Bene, ecco cosa la copertura mediatica non menziona. In 2018, migliaia di abitanti di Gaza si sono uniti a manifestazioni non violente, solo per essere accolti dai cecchini israeliani e dal silenzio dei media. Ogni settimana, per un anno e mezzo, uomini, donne e bambini disarmati si sono riuniti in manifestazioni di massa che pensavano avrebbero messo in guardia il mondo dalla loro vita in quella che molti hanno definito la più grande prigione a cielo aperto del mondo. Ma i media hanno ampiamente ignorato questo fatto, dato che per anni a Gaza e in Cisgiordania si sono svolte numerose manifestazioni minori che sono state affrontate anche dalla violenza militare israeliana. E così gli abitanti di Gaza disarmati sono stati uccisi e mutilati settimana dopo settimana dopo settimana. Bambini, donne, medici, giornalisti. In un tentativo in definitiva tragico e futile di portare la loro situazione all'attenzione del mondo. E quasi nessun americano lo sapeva. I resoconti dei media omettono il fatto che oltre il 70% degli abitanti di Gaza sono famiglie di rifugiati espulsi durante la guerra fondatrice di Israele, le cui case e perme sono state rubate. Questi rapporti inoltre non menzionano il fatto che Israele controlla tutti gli ingressi e le uscite a Gaza, imprigionando virtualmente 2 milioni di persone. Omettono che per oltre 17 anni Israele ha regolarmente impedito che arrivassero cibo, beni medici e forniture edili. Israele spesso impedisce ai pazienti gravemente malati di partire per ricevere cure mediche. Per anni, i soldati israeliani hanno invaso ogni giorno città e villaggi palestinesi, picchiando e rapendo le persone, spesso distruggendo raccolti e case e sparando sui pescatori. E i media non ce lo hanno mostrato. Se lo avessimo saputo e lo avessimo fermato, tutte queste vite avrebbero potuto essere salvate.